Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'assessore regionale al welfare, Luca Barberini, ha partecipato alla seduta del comitato di monitoraggio per parlare dell'attuazione della legge regionale sulla famiglia. Vediamo. La Regione Umbria, pur in un quadro di incertezze e difficoltà economico-finanziarie, non ha sostanzialmente ridotto interventi sul versante delle politiche sociali e in particolar modo quelli rivolti alla famiglia. L'ha detto l'assessore regionale al welfare Luca Barberini nel corso della riunione del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, presieduto da Raffaele Nevi, parlando dell'attuazione della legge regionale 13 del 2010 concernente la disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia. Barberini ha fatto sapere che nel bilancio di assestamento che arriverà a breve in aula, alle singole tipologie di intervento sul versante sociale verranno assegnate ulteriori risorse per 1.500.000 euro, di cui 770.000 verranno assegnati al capitolo della famiglia e dei minori. Una nuova opportunità è rappresentata dalle risorse finanziarie derivanti dal Fondo Sociale Europeo. Si tratta di circa 55 milioni di euro in 5 anni, di risorse da riversare sull'ambito sociale e le scelte, ha detto l'assessore, saranno nuovamente indirizzate soprattutto sui minori, su anziani e famiglie. È prevedibile quindi che tra risorse nazionali e regionali, in media 10 milioni di euro, e quelle comunitarie, la Regione sarà in grado di raddoppiare il sostegno finanziario all'intero settore. Il presidente del comitato Raffaele Nevi ha comunque chiesto all'assessore maggiori dettagli illustrativi sull'utilizzo delle risorse collegate alla legge regionale in questione dal 2010 ad oggi. A Palazzo Cesaroni, riunione congiunta tra prima e terza commissione con l'assessore regionale Fabio Paparelli per discutere della mozione del Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza. David Mariotti Bianchi. Il governo sta lavorando ad una proposta di reddito di inclusione attiva che potremmo integrare con risorse regionali di 1-2 milioni di euro l'anno. È quanto emerso dall'audizione dell'assessore Fabio Paparelli, che è stato ascoltato dalla prima e terza commissione in seduta congiunta per discutere la mozione per l'introduzione del reddito di cittadinanza proposta dai consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. L'atto era già stato discusso dall'Assemblea Legislativa, che ha dato mandato alle commissioni di predisporre una proposta entro 90 giorni da rinviare poi in aula. Paparelli ha detto che il governo sta lavorando ad una proposta di reddito di inclusione attiva. Dobbiamo vedere quale misura metterà in campo l'esecutivo nazionale e poi integrarla con risorse regionali che pensiamo possano essere tra i 5 e i 10 milioni di euro in 5 anni. A questo punto, come Regione, potremmo decidere se aumentare la platea dei soggetti coinvolti, implementare il reddito dato dal governo oppure allargare ad ulteriori fasce rimaste escluse. L'esecutivo sta pensando di investire 1,5 miliardi l'anno per nuclei familiari sotto 3.000 o 6.000 euro, ovvero quelli in povertà assoluta o relativa. Un'ipotesi che coinvolgerebbe 4-5.000 famiglie umbre. Comunque dobbiamo legare il tema dell'inclusione sociale con tirocini presso le aziende per creare una prospettiva lavorativa. Le commissioni torneranno a riunirsi in maniera congiunta per affrontare questo argomento anche con l'assessore al sociale Luca Barberini. La seconda commissione dell'Assemblea Legislativa ha convocato due incontri relativi alle infrastrutture viarie regionali. La Commissione incontrerà i referenti umbri di ANAS per avere un quadro dei principali progetti della società, soprattutto per quanto riguarda i dintorni del capoluogo regionale. Venerdì 30 ottobre 2015 ci sarà l'audizione con i soggetti interessati al nuovo piano regionale dei trasporti. Criticità e punti di forza del sistema sanitario regionale relativamente all'assistenza territoriale sono stati al centro dell'audizione convocata dalla terza commissione dell'Assemblea Legislativa. Marco Paganini. Gli aspetti più problematici dell'assistenza territoriale riguardano le case della salute, i rapporti con i medici specialisti, i servizi per disabili e minori autistici, il prezziario e il nomenclatore regionale, le liste di attesa e i posti nelle residenze assistite, ma anche il dopo di noi, i centri Alzheimer, i disturbi dell'alimentazione e i servizi domiciliari.
È quanto emerso durante l'audizione convocata dalla terza commissione consiliare, presieduta da Attilio Solinas, a cui hanno partecipato rappresentanti sindacali dei medici di base, dei pediatri e referenti dei distretti sanitari di base di Orvieto, Foligno, Spoleto, Terni, Valnerina e Alto Chiascio. Il presidente Solinas, dopo aver rimarcato l'importanza della medicina generale e la sua funzione di mediazione tra cittadini e sistema ospedaliero, illustrando l'importanza di alcuni presidi come le case della salute, ha assicurato ai medici intervenuti che le indicazioni emerse andranno a comporre una risoluzione che la Commissione sottoporrà all'attenzione dell'Assemblea legislativa. Verificare e potenziare il livello di assistenza sui disturbi del comportamento alimentare. Approvata all'unanimità dall'Aula la mozione della terza commissione. Vediamo. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità una mozione proposta dalla terza commissione che impegna la Giunta a procedere attraverso le soluzioni previste dalla legge nel dare risposte immediate al fenomeno dei disturbi del comportamento alimentare. Nell'atto di indirizzo, sul quale c'è stato il parere favorevole della Giunta espresso dall'assessore alla sanità Barberini, si chiede di verificare il livello di assistenza nel territorio regionale ed in particolare nel territorio del comune di Perugia, dei servizi residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali che operano nella diagnosi, cura e assistenza dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare. Una grave patologia con implicazioni di ordine psichiatrico rilevante in termini di epidemiologia e impatto clinico con pazienti spesso di età molto giovane ed in prevalenza di sesso femminile, che costituiscono anche eventi molto problematici per le famiglie che ne sono colpite. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, soffre di disturbi del comportamento alimentare oltre il 3,3% della popolazione generale. La prima commissione ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione per l'istituzione in Umbria di un nucleo cinofilo dei Carabinieri, presentata dal consigliere Valerio Mancini della Lega Nord. Nella nostra regione, ha spiegato Mancini, fino al 2012 esisteva un nucleo cinofilo dell'Arma a Bassia Umbra, poi con la spending review è stato chiuso, con l'intento di avere un risparmio si è tolto un servizio. Ora, dice Mancini, abbiamo la possibilità di riaprirlo, mettendo a disposizione del territorio un servizio per favorire la sicurezza dei cittadini. Tutela della salute pubblica e risoluzione della situazione ambientale della Conca Ternana. Sulla mozione del Movimento 5 Stelle, l'Aula decide un approfondimento in commissione. Il servizio. Tutela della salute pubblica e risoluzione della situazione ambientale della Conca Ternana. Sulla mozione del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha deciso all'unanimità, su proposta prima di Nevi, di Forza Italia e poi di Brega, del Partito Democratico, di approfondirne i contenuti in commissione, per poi riportarla in aula in tempi brevi. Alla decisione si è giunti dopo un ampio dibattito nel quale è emersa una condivisa volontà di approfondire il tema nella sua completezza attraverso una documentazione tecnica dettagliata e, se necessario, come ha richiesto lo stesso Liberati, anche con appropriate audizioni. Nell'illustrazione dell'atto, il capogruppo pentastellato ha rimarcato come finalmente, dopo 45 anni, si affronta una situazione che non riguarda la sola Conca Ternana, ma l'intero territorio regionale, alle prese, ha detto, con inquinamento da metalli pesanti e diossine. La presidente della giunta regionale, Catiuscia Marini, ha definito alcune proposte della mozione compatibili con le scelte del governo regionale. Si tratta di una tematica, ha detto la presidente, da affrontare utilizzando i dati con serietà e valutando le azioni da mettere in campo. La prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole all'unanimità alla proposta di regolamento della Giunta regionale che dispone le modalità per l'applicazione della moratoria ai termini di rientro dei versamenti dovuti per l'anno 2016 per i contributi di tutela dell'ambiente in materia di attività estrattive. Per l'assessore Fernanda Cecchini il provvedimento tiene conto del perdurare della crisi che sta colpendo anche le imprese umbre e in particolare il settore dell'edilizia. Predisporre un piano di accoglienza e di gestione degli eventi in occasione del Giubileo della Misericordia. La mozione di Ricci, portavoce del centrodestra e delle liste civiche, inviata in commissione. Il servizio.
L'Assemblea legislativa ha deciso all'unanimità di approfondire in commissione le tematiche sollevate dalla mozione del consigliere Claudio Ricci, portavoce centrodestra e liste civiche, sottoscritta dai consiglieri Mancini e Fiorini, Lega, Nevi, Forza Italia, Squarta, Fratelli d'Italia e De Vincenzi, Ricci presidente, concernente la predisposizione di un piano di accoglienza e di gestione degli eventi legati al Giubileo della Misericordia, grande opportunità per la promozione di valori culturali umbri e per lo sviluppo del turismo. La mozione, ha spiegato Ricci, ha l'intento di cogliere l'occasione fornita dall'evento giubilare anche per riuscire ad ottenere maggiori connessioni di trasporto con Roma e le altre città europee strategicamente importanti, come Madrid, per intercettare i flussi di pellegrini provenienti dal Sud America, luogo di origine di Papa Francesco. Mentre per ciò che riguarda gli aspetti logistici chiede il coinvolgimento di tutti gli altri soggetti interessati in un comitato appositamente costituito, con la Conferenza Episcopale Umbra per gli aspetti religiosi, dei prefetti per gli aspetti legati alla sicurezza nella gestione dei flussi dei pellegrini e delle categorie socio-economiche e culturali. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo che Tele CRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana.